Ancora buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia, i titoli. Rinviata a marzo la decisione su un eventuale processo a Massimo Adriatici per la morte in piazza Miardi di Younes Bussettaoui, la difesa ha confermato che non intende patteggiare. Situazione di assoluto degrado alle case popolari di piazzale Crosioni a Pavia, i sotterranei sono preda degli abusivi, dilagano i bivacchi con il loro insostenibile portato di rifiuti. Serie di manifestazioni a partire dal pomeriggio a Pavia per chiedere la pace. Esattamente un anno fa, con l'invasione da parte della Russia, cominciava la guerra in Ucraina. Dopo la raffica di dimissioni tra i collaboratori della dirigente dell'Istituto Comprensivo di Garlasco, diversi docenti prendono le distanze e scrivono un messaggio a sostegno della preside. La ricetta per il rilancio del turismo in Lomellina deve passare per il cibo sano e salutare. Presentato un progetto che mette insieme due eccellenze del territorio, il riso e l'oca. Ne abbiamo parlato anche nell'edizione di oggi alle 12.30, c'era attesa per questa udienza preliminare del processo che riguarda Massimo Adriatici e la morte avvenuta in piazza Meardi a Voghera del marocchino Younes Bussettaoui. Di fatto questa giornata si conclude con un nulla di fatto, anche se ci sono delle indicazioni comunque importanti. È iniziata attorno alle 10 di venerdì mattina in tribunale a Pavia l'udienza preliminare per l'omicidio di Younes Bussettaoui avvenuto in piazza Meardi a Voghera il 20 luglio 2021. Ma vista l'assenza dell'indagato Massimo Adriatici, l'ex assessore alla sicurezza 48enne che quella sera di fine luglio sparò il 39enne marocchino durante una colluttazione, il giudice Pasquale Villani ha rinviato tutto al 13 marzo. Adriatici non si è presentato lamentando un vizio di forma nella convocazione. Familiari della vittima, fra cui la sorella Baija, giunta dalla Francia, i due fratelli che vivono in Svizzera e i genitori residenti in provincia di Vercelli, sono dunque rientrati alle rispettive abitazioni. Gli avvocati della famiglia marocchina Marco Romagnoli e Deborah Piazza nei giorni scorsi erano tornati a chiedere alla Procura Generale di Milano il trasferimento del processo in un'altra sede, in quanto la situazione locale, avevano spiegato, sarebbe tale da turbare lo svolgimento del processo. Secondo i legali della vittima, Adriatici, vista la sua attività di avvocato proprio nel foro di Pavia, i suoi trascorsi nella polizia e quelli più recenti in politica, avrebbe conoscenze che non avrebbero permesso un sereno svolgimento dell'iter giudiziario. È stato rinviato, l'imputato ha guadagnato così ben 17 giorni di rinvio per una eccezione riguardante una formalità di una notifica. Il capo di imputazione non è assolutamente corretto in questi termini. Noi abbiamo chiesto una rimessione del processo alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, richiesta che ci è stata respinta. Noi saremo lì fra 17 giorni. Dalla parte opposta i legali dell'ex assessore leghista non solo si oppongono a questa lettura di fatti, ma al contrario vorrebbero il riconoscimento della legittima difesa e Pipicelli e Gazzaniga hanno quindi ribadito l'intenzione di non chiedere alcun patteggiamento, ma tutt'al più il rito abbreviato senza escludere la possibilità di un dibattito pubblico. La nostra posizione è quella di ritenere che sia assolutamente integrata la piena legittima difesa, anche eventualmente sotto il profilo della piena legittima difesa putativa, fermo restando ovviamente che c'è grande dispiacere anche da parte dell'imputato perché un uomo ha perso la vita, ma detto questo la sua condotta riteniamo che possa essere scriminata da questo esimente. L'ipotesi di un patteggiamento è totalmente esclusa. Un intero condominio è stato evacuato nel pomeriggio di oggi a Pavia a causa di un incendio. Il fatto è avvenuto in piazza Addobbati, una zona all'inizio di via Fasolo. Le fiamme hanno interessato la cucina di un appartamento posto al piano terra. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, due ambulanze, un'auto medica e le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito. Da una periferia a un'altra, una segnalazione che arriva dalle case popolari di Piazzale Crosione a causa dell'ingresso di alcuni abusivi, le cantine si sono trasformate in una discarica. Vediamo. Materassi. Qua c'è, guarda. Portiere di macchine, reti, materassi. Degrado e bivacchi, le cantine delle case popolari di Piazzale Crosione a Pavia trasformate in un'autentica discarica, come denunciato da alcuni residenti. C'è escrementi.
Gli scalini che dall'ingresso conducono al garage sono una sorta di porta verso l'inferno, tra escrementi, carte di siringhe e rifiuti di ogni genere, come testimoniato dalle immagini che abbiamo girato con alcuni residenti, stufi di questa situazione. La palazzina popolare è del comune di Pavia e l'emergenza si trascina ormai da troppo tempo. Quello che succede è questo, è una discarica a cielo aperto, tipo Montebellino. E la mia cantina è quella lì, io ho paura di aprirla perché non so che cosa troverò dentro. Di notte qua arrivano e buttano i cofi dentro. No, del palazzo no. Però di notte arrivano e buttano le cose dentro. Io molte volte quando torno a casa la sera sento del rumore qua sotto, ma salgo subito a casa perché naturalmente per la mia incolumità non scendo a vedere chi c'è. E la situazione non migliora negli spazi esterni del palazzo. Qui la discarica è a cielo aperto. Divani, lavatrici e rifiuti di ogni genere abbandonati praticamente ovunque. Perché tutto rido partito, vai lì di dietro, vedi che c'è il rodo, non so, peggio di così, vengono un mese, puliscono, poi l'indomani è ancora uguale, cioè devono finirla, mettere delle telecamere, delle cose che non so. Insomma, i cittadini devono essere più civili. Sì, è quello che volevo dire, che qua oramai... Poi se vai di lì ci sono pezzi, c'è le ruote, c'è tutto e di più. Se all'interno il problema andrà gestito dall'ufficio casa, diverso è il discorso all'esterno. Verranno posizionate delle fototrappole per pizzicare chi abbandona gli ingombranti, ma già nei prossimi giorni ASM interverrà per ripulire ancora una volta l'intera area. ASM risponde, interviene, ma il problema è un altro, che ci sono alcuni soggetti, residenti, mi dispiace dire che sono degli incivili che non rispettano una raccolta differenziata. La cosa era già attenzionata, e ero a conoscenza e in tempi brevissimi ci sarà l'intervento da parte di ASM. Mi auguro che i cittadini, chiunque sia, debba avere anche un rispetto della città. La città è di tutti. Si era presentato a casa della ex di notte suonando insistentemente il campanello nonostante avesse un divieto di avvicinamento. È successo a Broni. La donna ha chiamato i carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto. L'ex convivente alla vista delle divise ha tentato la fuga ma è stato presto fermato. Si tratta di un 42enne di origine marocchina poi arrestato. Continuiamo a raccontarvi della vicenda dell'Istituto Comprensivo di Garlasco. In settimana le dimissioni di molti dei collaboratori della dirigente scolastica. Ebbene, oggi una lettera di diversi docenti che hanno deciso di scrivere per sostenere la preside. Alla dottoressa Mastroleo, fin dal suo primo giorno di insediamento, viene riconosciuta la scrupolosità nel tenere alta l'attenzione su ogni aspetto della vita scolastica, con dedizione, sacrificio e tanta passione. A tal proposito, non si sono mai riscontrati comportamenti anomali di segno diverso. È il passaggio di un comunicato diffuso nelle scorse ore da un gruppo di docenti dell'Istituto Comprensivo di Garlasco. Dopo le dimissioni di una ventina di collaboratori avvenute mercoledì per diversità di vedute tra alcuni insegnanti e la preside, è arrivata alla nostra redazione una mail in cui parte del corpo docente dice il proprio supporto alla dirigente scolastica. Tutte le polemiche di questi giorni, si legge nel comunicato, sono finalizzate alla strumentalizzazione, anche per denigrare la figura del dirigente, ponendo dubbi infondati ed illazioni non verificate, con atteggiamenti disfattisti, senza mai aver avuto un confronto con la stessa. Tutti i docenti del seguente documento, prosegue la mail, concordano all'unanimità nel reputare che probabilmente queste accuse abbiano velleità personali e di contestazione sterile, che pur di infangare l'operato e la figura della dirigente Mastroleo, hanno utilizzato il buon nome di questa scuola. Inoltre, riteniamo che non tutto il corpo docente è in contrasto, come invece si vuol far apparire, in quanto mai stato oggetto di discriminazione, discussione o contenzioso con la dirigente. Il comunicato si conclude con l'auspicio che l'intera vicenda possa ora venire risolta e che possa venire ripristinato un clima sereno e di proficua collaborazione all'interno dell'Istituto Comprensivo. Nel telegiornale di ieri sera è andato in onda un servizio che raccontava le difficili condizioni che si starebbero vivendo al villaggio San Francesco di Pavia a causa di problemi igienici e ospiti che si sarebbero resi protagonisti di episodi di violenza. Per errore, nel corso del servizio sono andate in onda, insieme alle immagini del villaggio San Francesco, anche quelle di un'altra struttura che si trova nelle immediate vicinanze. Possiamo anche rivederle, queste immagini che sono andate in onda per errore. Questa struttura è la Fondazione Giuseppe Costantino, che non è assolutamente coinvolta nel
delle situazioni che venivano raccontate che si riferivano invece a Villaggio San Francesco. L'inserimento per errore all'interno del servizio delle immagini che stiamo vedendo di questo edificio, che è semplicemente situato nelle vicinanze, ha causato una serie di incomprensioni delle quali ci scusiamo. Ci è stato riferito che molti telespettatori si sono preoccupati e ce ne dispiace. Ribadiamo che la Fondazione Costantino non ha nulla a che vedere con quanto veniva raccontato nel servizio. Le notizie riguardavano il Villaggio San Francesco, che si trova esattamente dietro a questa struttura. Per errore sono andate in onda le immagini invece del palazzo che si trova davanti. Un anno fa, all'inizio della guerra in Ucraina, se ne parla in tutto il mondo di questo anniversario, ormai dall'inizio della giornata, ci sono state diverse manifestazioni a Pavia a partire dal pomeriggio di oggi, e ne vediamo alcune. Il 24 febbraio ricorre il primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, una data che ha cambiato la vita di milioni di persone e che ha fatto segnare un punto di non ritorno nei rapporti tra la Russia e il resto dell'Europa. A Pavia sono state organizzate due manifestazioni distinte, in Piazza della Vittoria e in Piazza Guicciardi. Davanti alla prefettura si sono riunite diverse associazioni sotto il coordinamento di Europe for Peace. I manifestanti chiedono il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un'Europa sicura e pacifica per tutti. In Piazza della Vittoria si è svolto invece un di Volt Italia, che in un comunicato chiede al governo russo di cessare immediatamente le operazioni militari e la campagna di terrore contro l'Ucraina e di ritirare le sue truppe dai territori occupati. 24 febbraio 2022, alle ore 2:40 del mattino, a Kiev, Vladimir Putin ha deciso che è arrivato il momento di distruggere l'equilibrio europeo e mondiale fra gli stati. Il momento in cui il disegno imperialista e remanescenza russo doveva vincere. Il modello di paese oligarco repressivo che la sua presidenza incarna deve muovere guerra alla società aperta delle democrazie occidentali. Per farlo scegliere di schiacciare il sogno liberal democratico del popolo più vicino e più simile a quello che gli guida con pugno duro. 120.000 truppe russe entrano in territorio ucraino. Colonne di blindati muovono verso Kiev, cercando di causare la morte o la fuga del presidente Zelensky, per sostituirlo con un fantoccio del Cremlino. In quel giorno il mondo che conosciamo dalla fine della guerra fredda finisce. A questo primo proditorio attacco fallito per l'eroica e quasi miracolosa resistenza ucraina segue un anno di crimini, massacri, stupri, deportazioni, bombardamenti e distruzioni. La Russia non mette da parte il proprio sogno imperiale, ma si avvia, sotto la guida di Putin e dei suoi complici, sulla strada del massacro sistematico, della distruzione di ogni cosa, dello sterminio del popolo ucraino, il quale, nonostante tutto questo, resiste eroicamente alla pretesa di assoggettarlo. Slava Ucraini! Slava Ucraini! Conto la rovescia verso l'atteso appuntamento di lunedì sera al Consiglio Comunale sulla sicurezza stradale a Pavia, un tema che sappiamo è sentito da anni, ma che è tornato purtroppo all'ordine del giorno dopo la morte del maestro Marchi, investito mentre stava andando a scuola. È convocato per lunedì sera alle 20:30 il Consiglio Comunale per affrontare il tema della mobilità e della sicurezza stradale a Pavia, una richiesta partita da alcune associazioni nelle scorse settimane dopo l'ennesimo e drammatico incidente che ha coinvolto un ciclista. Il 23 gennaio il maestro dell'asilo Negri, Daniele Marchi, è stato travolto ed ucciso da un'automobile in Viale Resistenza mentre si recava al lavoro. Un fatto di cronaca che ha sconvolto l'intera comunità scolastica, ma anche chi quotidianamente utilizza la bicicletta per spostarsi a Pavia. A fine gennaio circa 1.000 persone sono scese in strada per chiedere maggiore sicurezza all'amministrazione comunale, una manifestazione organizzata dalle associazioni Sellino Spiritato e FIAB Pavia per sottolineare la necessità di intervenire immediatamente con misure che vadano a tutelare la sicurezza dei ciclisti e limitino la velocità delle automobili.
Ma quello è stato solo il primo passo, perché ora la discussione si trasferirà dalle piazze al piano istituzionale con il Consiglio Comunale di lunedì a Palazzo Mezzabarba. I comitati e i rappresentanti dei ciclisti che si sono registrati entro mezzogiorno di venerdì avranno la possibilità di intervenire durante la seduta per un tempo massimo di 3 minuti ciascuno. Sarà ammesso un rappresentante per associazione, mentre gli ingressi alla sala consiliare, così come comunicato dal comune, saranno limitati per evitare gli assembramenti, una decisione che non è piaciuta particolarmente alle stesse associazioni. Per questo motivo, contestualmente al Consiglio Comunale, vi sarà una manifestazione all'esterno di Palazzo Mezzabarba, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle associazioni dei ciclisti. Si è chiusa nelle scorse settimane la stagione della caccia, si è visto qualche cacciatore in meno in provincia di Pavia, sempre alto comunque il numero dei controlli. 1200 cacciatori controllati, 125 verbali amministrativi, 48 sequestri e purtroppo ancora tante, troppe denunce penali per maltrattamento di animali, uso improprio di animali vivi impiegati per attirarne altri da abbattere e uccelli appartenenti a specie protette uccisi. 21 i casi simili riscontrati nel corso della stagione di caccia appena conclusasi in provincia di Pavia. Sono alcuni dei numeri snocciolati dal comando della Polizia Provinciale, il principale ente sul territorio che si occupa appunto di controlli venatori. Abbiamo riscontrato una diminuzione della presenza dei cacciatori sulle nostre campagne, sia in Oltrepò ma anche nelle altre zone della pianura. Come sempre c'è una percentuale molto elevata, fortunatamente, di persone che sono in regola. Invece abbiamo potuto riscontrare 125 situazioni irregolari che hanno determinato conseguentemente 125 verbali amministrativi con 48 sequestri e purtroppo 21 denunce penali a carico di soggetti che avevano violato norme fondamentalmente poste a tutela delle specie protette oppure con l'utilizzo di strumentazioni non consentite dalla legge o in caso estremo anche di maltrattamento di animali o di mancato rispetto delle norme relative alle specie protette e di fauna selvatica. Sul fronte del contenimento delle specie dannose per l'agricoltura e la sicurezza stradale, la campagna portata avanti dalla provincia ha permesso, spiegano da Piazza Italia, di abbattere 569 cinghiali nel 2022, di cui 224 nel territorio degli 11 comuni del medio e alto Oltrepò, sorvegliati speciali da tempo in quanto confinanti con la provincia di Alessandria, dove si erano registrati casi di peste suina. In questo primo scorcio del 2023, le squadre della provincia hanno già svolto 16 interventi in cui sono stati abbattuti 102 cinghiali. Nuovi percorsi turistici in Lomellina per puntare sull'enogastronomia e sulle eccellenze del territorio, in particolare il riso e l'oca. Valorizzare i prodotti tipici del territorio come riso e oca, ma anche spiegare come l'importanza della collaborazione tra i vari soggetti sia fondamentale per raggiungere un pubblico sempre più vasto, è l'idea alla base del convegno organizzato in Lomellina dalla Strada del Riso dei Tre Fiumi. Proprio per questo motivo, che è un momento veramente difficile per il nostro mondo, che noi abbiamo pensato, come lo pensa anche molte istituzioni come la Camera di Commercio che ci ha supportato, l'aggregazione, le ricerche partecipate e le reti sono sicuramente il futuro per chi vuole poi affrontare i mercati globali. È strano andare dal nutrizionista nel 2023, non dovremmo andare dal nutrizionista perché le informazioni di quello che dobbiamo mangiare dovrebbero essere contenute già nel nostro DNA, cioè sono delle informazioni che noi ereditiamo, dovremmo ereditare. Perché non sappiamo più che cosa dobbiamo mangiare? Perché abbiamo interrotto questo rapporto con la natura. Ecco, secondo me oggi la cosa più importante è riappropriarsi di questo rapporto con la natura. All'evento organizzato al Centro Ricerche sul Riso di Castello d'Agogna hanno partecipato istituzioni, agricoltori e ragazzi delle scuole. L'intenzione degli organizzatori è di aprirsi anche al resto d'Italia per unire le forze e ottimizzare al massimo la valorizzazione del riso e dei prodotti locali. Oggi io parlo delle affinità elettive tra riso e ortofrutta. Analizzando riso e ortofrutta si vede che ci sono tantissime possibilità di contaminazione e oggi volevo proprio presentare
un'idea progettuale per fare delle attività insieme legate alla valorizzazione dell'eccellenza, di due eccellenze italiane così straordinarie che stando insieme possono diventare più forti sul mercato nazionale, per i giovani e anche per l'estero. Io ho questa scuola di cucina sul Lago Maggiore che si chiama Cucon delle X, dove faccio della cultura attraverso il riso, cioè cerco di sensibilizzare il turista che viene nel nostro paese e cerco di farlo approcciare nel giusto modo, nel corretto modo, ad un ingrediente che purtroppo all'estero non è così conosciuto o se è conosciuto è utilizzato in modo diverso, completamente diverso dal nostro, cioè noi facciamo il risotto e loro lo accompagnano invece a dei primi piatti. L'evento è stato patrocinato dalla Camera di Commercio di Pavia, che da tempo punta sul connubio tra enogastronomia e turismo per il rilancio del territorio. Noi parliamo sia di riso, oca e turismo. Diciamo che queste cose ormai viaggiano parallele, la Camera di Commercio è vicinissima a questo territorio, il territorio della Lomellina, il territorio del riso, crede molto nel riso, anche il suo progetto Carnaroli dei Carnaroli, anche con il Salame d'Oca e il Consorzio stiamo cercando di rilanciarlo, naturalmente il turismo deve far da cappello perché l'enogastronomia ormai è parte portante della nostra economia. Andiamo a Belgioioso, dove ci sta attrezzando per far passare online diverse pratiche comunali. Pagare i servizi o le multe, svolgere pratiche e controllare la posizione tari, operazioni che spesso comportano un dispendio di ore e pazienza tra i corridoi degli uffici comunali. Grazie alle preziose risorse del PNRR, il comune di Belgioioso punta a sburocratizzare i servizi. Verranno investiti oltre 300.000 euro per rendere digitali tutte queste operazioni. Si potrà in questo modo accedere alle diverse pratiche direttamente da casa, grazie al proprio computer. Il progetto è reso possibile dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e verrà attivato entro la fine di quest'anno. Al tempo stesso, così come chiesto dal Dipartimento per la trasformazione digitale, verrà rinnovato anche il sito internet del Comune di Belgioioso. Il risultato sarà duplice, perché se da un lato si velocizzeranno le pratiche, dall'altro sarà snellito il lavoro degli uffici del Comune. Il tutto senza dover sborsare nemmeno un euro. I dati saranno inseriti infatti su un cloud e i cittadini potranno accedervi attraverso lo SPID, oppure in alternativa con carta d'identità elettronica. Gli utenti in possesso della PEC inoltre potranno ricevere le notifiche digitali degli atti. Il prossimo step sarà infine il potenziamento del sistema dei pagamenti a favore della pubblica amministrazione, gestito dall'omonima società pubblica. Implementati i servizi per i giovanissimi a Bagnaria, dal doposcuola al buono per fare pratica sportiva. Un doposcuola con insegnanti e educatori professionisti e un buono per lo sport da spendere nelle piscine convenzionate. Così il piccolo comune di Bagnaria in Valle Staffora ha deciso di investire i 25.000 euro ottenuti attraverso un bando destinato ai servizi sociali e in particolare ai più giovani della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Tutti i dettagli nell'intervista al sindaco Mattia Franza. Abbiamo partecipato con entusiasmo a un bando promosso dalla Fondazione Banca del Monte Lombardia e siamo stati ammessi, siamo appunto molto soddisfatti. Questo bando, con questi fondi, andremo a realizzare un'iniziativa di carattere sociale a favore dei nostri bambini e ragazzi residenti, ma anche aperta ai comuni limitrofi. Prevederemo appunto di organizzare, in collaborazione con la cooperativa La Sveglia, un dopo scuola pomeridiano per circa 1-2 giorni a settimana. Adesso provvederemo alla divulgazione appunto di questa iniziativa, dove i nostri ragazzi saranno seguiti da professionisti ed educatori professionali. Quanti sono i ragazzi che potrebbero accedere, i bambini che potrebbero accedere a questo servizio? Considerando una fascia che va appunto a coprire dalla scuola primaria alle scuole medie, circa una trentina di ragazzi. La organizzeremo nel nostro centro polifunzionale che abbiamo realizzato lo scorso anno con un bando appunto PSR con fondi GAL, che è nella nostra frazione qui in località Ponte Crenna, dove appunto all'interno di questo centro si trovano già anche altri servizi, tra i quali il campo calcetto, il parco giochi, dove appunto in vista anche della prossima stagione primaverile ed estiva i ragazzi possono anche poi fare qualche ora di svago e di gioco, facendo appunto
un momento di aggregazione tra di loro. Per questa edizione era l'ultimo servizio, ci fermiamo, arrivederci e buona serata.